troviamo a Piazza San Leonardo ad Acilia, dove abbiamo deciso di presentare gli ultimi autobus della fornitura dei 328 nuovi che inizieranno a servire l'autorimessa di Acilia e quindi tutte le zone. Siamo tra l'altro in una piazza che è stata riqualificata dal Municipio Decimo, siamo qui con la Presidente Di Pillo e raccontiamo un po' alla fine la storia di questi ulteriori 328 che completano una fornitura che ad oggi ha portato oltre 700 vetture nuove, tutte per ATAC e quindi per tutti i cittadini, per tutti gli utenti. Sono vetture che abbiamo comprato, fatto costruire vincendo una gara che ha vinto peraltro un'azienda italiana di Flumeri che grazie alla commessa di ATAC ha riaperto lo stabilimento di Flumeri vicino Avellino, che prima era sostanzialmente chiuso e inattivo, ha richiamato le persone dalla cassa integrazione, ha ricominciato ad assumere. Allo stesso tempo anche ATAC con l'operazione di concordato in continuità ha avviato un percorso di risanamento, ha iniziato a riqualificare, a riacquistare nuovi autobus, assumere nuovo personale e piano piano riattivare tutte quelle manutenzioni anche sulle linee ferro che da anni erano attese. Insomma, un percorso di risanamento complesso che però inizia a far vedere i suoi risultati. Tutto questo perché è necessario che il servizio sia sensibilmente migliorato e con queste iniezioni intanto iniziamo ad aumentare la frequenza degli autobus, ad abbassare non solo l'età media, ricordiamo che avevamo degli autobus che avevano oltre 20 anni d'età, ma anche la frequenza dei guasti, perché su vetture nuove evidentemente la necessità di essere richiamate in officina è sensibilmente inferiore. Assessore. Sì, quindi diminuiamo anche l'attesa alle fermate, attenzione perché questo va detto, ovviamente quando gli autobus sono nuovi garantiscono un miglior servizio. Oggi noi qui li portiamo come abbiamo fatto in altri luoghi, perché sono vostri, di voi cittadini che finalmente vedete che con gli investimenti che sono stati fatti in questa consiliatura, al contrario delle precedenti dove venivano soltanto dati milioni, centinaia di milioni all'azienda senza acquistare questi bus. Proprio ieri in aula abbiamo dato la conferma che l'azienda rimane pubblica perché crediamo in questo progetto. Ci è stato contestato anche ieri che in realtà tutto questo non ha portato grandi risultati. Ecco, allora io lo ripeto una volta per tutte, magari facendo un esempio, perché qui ci sono persone che non riescono magari a capire che significa sostituire in poco tempo qualcosa come 900 bus, perché alla fine di quest'anno noi avremo sostituito 900 bus, non abbiamo neanche finito di consegnare questa fornitura che già stanno arrivando i nuovi della nuova fornitura, i 15 che abbiamo presentato l'altro giorno più altri 15 della stessa fornitura, dei 30, i 100 che arriveranno ibridi da parte di ATAC, più i 30 ovviamente che dicevo prima, quindi 82 in tutto che comprendono anche quelli da 18 metri. Per far comprendere cosa significa, nel 2015 fu fatto un contratto in cui si diceva che doveva essere fatto un servizio, ma se non compri i bus il servizio chi lo fa? Molte persone questa cosa non la comprendono, allora faccio un parallelo per spiegarlo bene. Qui ci sono molte persone che magari garantiscono alla propria famiglia, no, l'andamento della normalità, della funzionalità di una casa. Se viene detto che bisogna mangiare ogni giorno bisogna comprare il cibo, se non compri il cibo non mangi, è semplice. È molto semplice, ecco, con il servizio pubblico del trasporto pubblico a Roma succedeva questo, non si comprava il cibo e quindi non si mangiava, non si compravano i bus e quindi il servizio non si poteva fare. Ecco, noi siamo orgogliosi perché fondamentalmente vediamo soprattutto da parte dei nostri autisti, non soltanto da parte dei cittadini, questo orgoglio che praticamente sta un po', no, risanando la città, ma sta riportando la città anche a vedere che finalmente si passa oltre questi anni bui ed ecco perché stiamo dando una continuità sempre maggiore a questa pianificazione di sostituzione della flotta che porterà a migliorare sempre di più questa offerta di servizio, ma non basta perché ovviamente non ci sono soltanto i bus, stiamo lavorando anche per migliorare, lo sapete tutti perché ci fanno dei raffronti con la Roma Lido, Roma Lido non è di nostra proprietà, ATAC è di nostra proprietà, abbiamo fatto un investimento importante come vedete per acquistare i bus. Stiamo ottenendo i finanziamenti per acquistare i nuovi tram, li abbiamo già ottenuti, scusate, stiamo per andare in gara per acquistare i nuovi tram e fare anche delle infrastrutture di tram e stiamo procedendo anche per quello che riguarda il finanziamento delle metro. Bastava farlo anche sulla Roma Lido, non essendo di nostra proprietà non possiamo farlo. Li stiamo costringendo con un accordo invece a farlo e questo è importante, li stiamo anche in qualche modo
orientando a fare in modo che questa infrastruttura possa essere ancora più elevata, arrivando fino all'aeroporto e quindi avendo quella quantità di treni necessari nuovi per garantire un totale cambiamento del servizio anche in quest'area. Ecco, quello che fa una buona amministrazione, l'ha sottolineato la sindaca, tutto questo ha un effetto in tutto il paese, perché comporta rimettere in piedi quello che è il sistema paese, le aziende, le industrie che costruiscono bus, che costruiscono metropolitane, che costruiscono tram. Sono investimenti importanti. Se dagli amministratori arriva questa buona gestione, si risolleva tutto il paese, si crea sviluppo, ci sono posti di lavoro e finalmente si ritorna a essere quello che siamo, italiani, ma anche, se vogliamo, romani, che sono capaci a fare le cose, perché lo siamo. Sindaca, assessore, siete stati molto oggettivi e puntuali nei particolari, quindi vorrei aggiungere, oltre al fatto che condivido, che bisogna rinnamorarsi di ATAC. L'ho scritto come prima cosa quando sono arrivato, speriamo che gli utenti comprendano lo sforzo che stiamo cercando di illustrare come oggi, ma proprio perché siamo qui ad Acilia vorrei specificare, qui abbiamo un deposito, come molti sanno, è molto vicino, quindi uno dei nostri anche interessi nell'essere vicini al pubblico e nel servire la città nei suoi quadranti, nelle sue specifiche esigenze. In questo caso nel 2020 e 2021 sono arrivati ad Acilia 53 nuovi mezzi come quelli che vedete. Oggi ce ne sono 18 in consegna in questa ultima ora e su un parco di 165 mezzi, credi, abbiamo superato addirittura un terzo nella rinnovare. Non ci fermiamo qui, ma ha già detto l'assessore che arriveranno nuovi mezzi e l'intento è quello di non fermare questo trend, arrivando almeno a 150-200 mezzi che ogni anno consentano al parco di rinnovarsi e non avere esigenza di superare i 10, 11, massimo 12 anni di vita, come dovrebbe essere per un'autovettura, per un mezzo di tipo ordinario. Quindi Acilia quest'oggi si arricchisce le due linee che passano da queste parti, la 4 e la 16 se non ricordo male, con nuovi mezzi che garantiranno maggiore puntualità proprio perché i guasti diminuiscono, le esigenze del servizio migliorano ed è questo l'auspicio che faccio a questo quadrante della città e quello che faccio a me stesso di poter proseguire, diciamo, in quest'ottica di risanamento che, come avete visto, ha grandi anche riflessi, perché il concordato lo stiamo gestendo e dobbiamo terminare, e anche in un momento come questo di pandemia l'ho potuto dire a tutti ieri, lo ridico anche qui a voi, stiamo cercando di portare avanti un discorso che non si ferma e sta ottenendo dei risultati concreti, come vedrete spero nei prossimi mesi. Tra l'altro abbiamo già pagato la prima tranche dei creditori privilegiati, quindi il concordato noi lo stiamo portando avanti, non è a rischio pandemia. Abbiamo come Roma Capitale anticipato ad ATAC una somma che poi ci sarà ristorata quando arriveranno i ristori, quindi non c'è alcun rischio da questo punto di vista, si va avanti in maniera molto puntuale e precisa come è giusto che sia. Faccio un'altra considerazione prima di passare la parola a Giuliana, la Presidente. Considerate che il buon andamento di ATAC è evidente, ci sono ancora tante cose da fare, ma la solidità dell'azienda ci è attestata anche dal fatto che la gara per la fornitura dei 100 bus a metano è stata vinta da Mercedes, che ha partecipato per la prima volta dopo tanti anni alla, come dire, fornitura dei bus a un'azienda che prima aveva perso credibilità. Sì, quest'anno questo ha ritenuto che il percorso di risanamento e di rilancio dell'azienda sia solido, reale, concreto, efficace e quindi ha deciso di ricominciare a collaborare con la nostra azienda. Per me questo è un grande attestato di stima ed è la prova che, nonostante un percorso non semplice, perché il concordato non è semplice, stiamo andando avanti, stiamo facendo bene, ma soprattutto continueremo a migliorare nell'interesse della società, dell'azienda, che è tenuta e retta con i soldi di tutti noi cittadini e quindi tutti voi, e soprattutto perché questa azienda deve migliorare qualitativamente il servizio, cosa che via via stiamo facendo, e deve, e vi ricordo che garantisce comunque il lavoro anche a 12.000 persone, che in un momento come questa non è una considerazione banale e scontata. Presidente. Io innanzitutto ringrazio tutto il lavoro che c'è dietro
tutto questo e dietro questa, diciamo, consegna e presentazione di questi nuovi autobus. Ovviamente migliorare il trasporto pubblico significa migliorare la vita dei cittadini, e il fatto che ci sia stato un investimento qui di 53 mezzi su 168 la dice lunga dell'attenzione che Roma Capitale ha messo su questo municipio, riconoscendone la particolarità e riconoscendone anche le esigenze. Roma Capitale, io devo dire che in questi anni ha investito tanto, sono arrivati ingenti fondi su questo municipio che noi abbiamo cercato di spendere al meglio a seconda delle esigenze dei cittadini. Tanti sono stati gli interventi che sono stati fatti in questa piazza, in questo quartiere, dalla delocalizzazione delle bancarelle che erano qui, agli interventi anche sulla segnaletica, anche sulla piazza stessa, su questo giardino stesso, ultimo proprio la sostituzione delle panchine che abbiamo messo più pregiate, proprio riconoscendo il pregio di questo quartiere. Ovvio è che i problemi sono tanti, tantissimi, e guardate, affrontarli significa lavorare in rete, in primis ascoltando i cittadini e riconoscendo quelle che sono le esigenze e a volte anche i limiti dell'amministrazione, ma mettendosi a disposizione per quello che possiamo per migliorare. Noi siamo l'amministrazione di prossimità, quindi siamo quelli che raccolgono le vostre istanze e le riportiamo a Roma Capitale, alla sindaca, che devo dire ci ha sempre ascoltato e si è sempre messa a disposizione. Io di questo la ringrazio, sindaca, perché se abbiamo potuto ottenere dei risultati è proprio grazie a questa partecipazione e a questo lavoro di squadra che c'è stato. Quindi noi continueremo a stare a disposizione dei cittadini, io sono sempre propensa ad ascoltare, avete la mia mail, il mio profilo Facebook e tutto ciò, non posso ricevervi come facevo prima proprio de viso per via della pandemia, ma comunque ci possiamo vedere in rete, ci possiamo vedere con le dirette come volete, e quindi tutte le vostre istanze io le raccoglierò e le porto sempre a chi insomma può aiutarmi a risolvere il problema. Ci proviamo sempre. Va bene, grazie a tutti.